Dopo che la Cina ha lanciato la sua più grande esercitazione militare degli ultimi decenni vicino Taiwan in risposta alla visita di Nancy Pelosi, l'Unione Europea esprime solidarietà agli Stati Uniti. La presenza della Speaker della Camera statunitense a Taiwan aveva fatto infuriare la Cina, calamitando l'attenzione all'apertura del vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico in Cambogia, alla presenza del ministro degli esteri cinese. Le esercitazioni hanno incluso, tra l'altro, spari con proiettili veri a lungo raggio verso lo stretto di Taiwan. In una riunione collaterale, intanto, il capo della politica estera dell'Unione, Borrell, ha avuto un colloquio col segretario di Stato americano Blinken. Questa partnership e questo rapporto sono importanti anche per gli eventi nell'Indo-Pacifico, di fronte alla situazione in quest'area. Soprattutto per quanto concerne la Cina, ci sono novità su questo fronte e dobbiamo parlarne. Intanto i ministri degli esteri dei paesi del G7 hanno stilato una dichiarazione in cui si dicono preoccupati che l'escalation cinese rischia di destabilizzare l'area. Il tour asiatico di Nancy Pelosi prosegue con una visita in Corea del Sud, a seguire in Giappone.